Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono di nuovo in versione muratore, la casa è di nuovo un disastro perché oggi si continua con i lavori sul balcone. Stamattina è iniziata già alla grande perché abbiamo già carteggiato tutti i muri stuccati, abbiamo tolto tutta la polvere e abbiamo passato il primer. Ora si stanno asciugando e saranno pronti tra pochissimo per la prima mano di pittura. A parte questo, le altre cose da fare sul balcone sono il mio progetto DIY che vedrete verso la seconda metà di questo video. Poi devo andare a comprare delle nuove piantine e piantarle e magari, dico magari, se riesco a trovare qualche cosa di bello, tipo un tavolino e delle sedie da balcone, le comprerò. Ma questo lo vedremo, non lo so ancora bene perché oggi ho davvero tantissime cose da fare. A parte il balcone, devo andare da mio papà a portare i miei fagiolini e quindi li devo anche piantare. Poi devo andare a spedire un pacco per mia madre e poi devo andare a fare un giro all'IKEA, che sicuramente sarà una buona scusa per un nuovo home decor haul. Quindi stay tuned, quello arriverà tra pochissimo, perché io quando vado all'IKEA non riesco a non comprare cose. È più forte di me. Bene, il programma di oggi l'ho già elencato, sapete tutto quello che andremo a fare. Spero di riuscire a far tutto e di non trascinarmi più questo lavoro nel prossimo weekend perché non ne posso più. Ora, visto che i muri si stanno asciugando, ho un po' di tempo da sfruttare, devo fare un salto dal brico per comprare alcuni pezzi che mi mancano ancora per il mio progetto DIY, che sarebbe il supporto per rampicanti. E quindi, senza perdere troppo tempo, faccio un attimo mente locale di quello che mi serve, di come poi ho in mente di realizzare il tutto e poi faccio un salto al brico. Per cui ci vediamo giusto tra un istante. Alla fine sono andata al brico a comprare altro legno perché quello che avevo preso l'altra volta non era sufficiente, quindi questi qua non bastavano. Ho preso anche questi qua un pochino più spessi in modo da dare un supporto migliore. Ho comprato anche queste qua, tanto lì te li danno al chilo praticamente, quindi ne ho dovute comprare più di quelle che mi servivano, però praticamente queste qua mi serviranno per attaccare i pezzi di legno sul supporto. Ho preso anche questi qua per attaccare il supporto sul muro e poi dei guanti. Ora è arrivato il momento di procedere con la pitturazione del muro e poi metterò insieme il supporto per rampicanti e vi faccio vedere ovviamente tutto quanto, così magari vi do un po' di idee su cose da fare, perché questo supporto che ho in mente di fare io, da come avete già visto, è diverso rispetto ai classici supporti, è un pochino più elegante a mio parere. Fermi tutti, allora mi sono accorta mentre stavo avvitando le viti dentro il legno che in realtà forma una crepa e a quanto pare se non fai il buco prima di mettere la vite succede questo. Quindi ho trovato un'altra soluzione. La soluzione sono i chiodini, fortunatamente ne ho comprati abbastanza. Guardate cos'è successo qua, un disastro, ma vabbè, questa sarà la parte più in basso, la coprirò con la pianta. I chiodini invece sono questi qua e sono perfetti. Questi invece li userò per attaccare questo aggeggio qua. Nel frattempo abbiamo finito di verniciare, è tutto bianchissimo, la prima mano è fatta. Ora mi porterò il supporto dietro da mio padre perché se continuo a martellare così per tutto il pomeriggio, secondo me qualcuno si arrabbia e non vogliamo che succeda. Allora,
to be an influencer. Abbiamo piantato tutta l'insalata, la valeriana è al suo posto, adesso passiamo ai fagiolini. Però ho un piccolo problema perché la terra si sprindella tutta, non so perché non si è solidificata, ma vabbè, facciamo il nostro meglio. In questo momento siamo nell'orto di mio papà. In realtà lui è molto più bravo di me, non è come me, io sono un po' improvvisata, ma lui è davvero bravissimo. Mi ha preparato un po' di spazio per piantare le mie piantine, perché adesso mi sta succedendo qualcosa di strano. Io non ho mai amato lavorare nell'orto, ma adesso a quanto pare voglio un orto. E siccome non è così semplice prenderne uno dal comune, per quest'anno ho deciso di accontentarmi di un po' di spazio nell'orto di mio papà e vedere un po' come va, nel senso che se poi va bene e mi diverte e non mi stufa avere un impegno così importante, magari poi prenderò il mio orto facendo richiesta al comune, perché dove abito io ce ne sono parecchi e sono davvero bellini. Poi magari un giorno vi porto con me a camminare al mattino e ve li faccio vedere, ma sono davvero bellissimi. The final result. Amazing. Simply amazing. È un po' che non vi parlo, è che mi sono data molto seriamente ai lavori e in teoria ho quasi finito il balcone, ho fatto tutto quello che andava fatto a livello di ristrutturazione, mancano alcune cose, la prima di queste sono le piantine, infatti sto uscendo in missione petugne, perché le mie purtroppo non sono cresciute. Oltre alle petugne devo comprare un'altra cosa per il design del balcone, ma questa ve la faccio vedere solo alla fine, perché devo vedere se la trovo, e se la trovo come piace a me la vedrete in questo video. Tra l'altro, come vi dicevo, devo andare all'IKEA e ci vado in questo momento, che è un po' tardi in realtà, ma spero di non trovare troppa gente. E ovviamente questo significa che il prossimo video sarà una bellissima haul di cose per la casa, per cui mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina così riceverete la notifica quando pubblicherò il prossimo video. Io la smetto qui con le chiacchiere e ci vediamo giusto tra un istante. Eccomi di ritorno dall'IKEA. Giustamente sono uscita di casa per comprare delle piantine e sono tornata senza. Purtroppo io sono un po' così, ho sempre voglia di fare le cose subito, ma il tempo è limitato, o forse mi sono organizzata un po' male, diciamo così. Magari avrei potuto comprarle durante la settimana per averle pronte per il weekend, ma si impara solo dagli errori. Anche se non ho comprato le piantine, ho comprato una bellissima cosa per il balcone, cioè il tavolino e le sedie, che adesso monto subito, e tra l'altro devo assemblare tutto quanto il balcone perché si sta facendo tardi e ve lo voglio far vedere tutto pronto, perché giustamente io finisco di sistemare il balcone e le previsioni danno pioggia, quindi voglio farvelo vedere subito oggi pronto, bello così com'è, e poi il resto si farà il prossimo weekend. Bisogna imparare ad avere pazienza. Intanto la mia margherita ha fatto un sacco di fiori, è bellissima. La situazione è molto buona, perché non so se vi ricordate dall'inizio del video, questo muro era tutto nero, questo cadeva a pezzi, ora è tutto bianchissimo e bellissimo. Il gelsomino va sistemato, poverino, è tutto lì per terra,
E questo è il progetto di cui vi parlavo. Ora dovrebbe essere anche pronto per essere posizionato sul muro. Tra l'altro ho fatto male i conti e qui idealmente dovrei mettere un altro paio di pezzi di legno, ma fa niente, per ora va bene così. Anche questo sarà un progetto da finire il prossimo weekend. Intanto vi lascio con una timelapse mentre sistemo il gelsomino sul supporto e mentre sistemo il tavolino e le sedie, e ci vediamo di nuovo tra qualche istante. Felicissima perché mi piace tantissimo il risultato finale. Vi voglio far vedere un'ultima cosa, che sono queste mollettine che ho usato per fissare il gelsomino e le ho acquistate su Amazon. Sono davvero comodissime perché si riesce a sistemare la pianta come si vuole e tra l'altro non si legano, quindi quando la pianta cresce e la forma si perde, si possono spostare dove si ha più necessità. Io il gelsomino l'ho sistemato in questo modo, dandogli una sorta di incurvatura per averlo un pochino più rustico piuttosto che precisino. Ecco, mi piace tantissimo questo effetto qua e tra l'altro adesso lui crescerà di più perché è sistemato, sta bene. E questa parte qui sarà ricadente. Il mio supporto, nonostante non abbia quel pezzo là che inizialmente volevo, come immaginavo, il risultato finale così mi piace di più. Il mio progetto balcone fai da te è quasi concluso, mancano solo delle piantine nei vasi e tra l'altro ho deciso che non li riempirò completamente di petunie, ma farò esattamente questa cosa qua che ho già fatto qui per l'inverno e quindi metterò un'edera per ogni vaso che non ce l'ha ancora. E poi ai lati terrò lo spazio per le piante proprio stagionali, di modo da cambiarle, avere le piante belle in fiore ogni stagione, ma senza spendere troppi soldi ogni volta e senza consumare troppe piantine, perché in questo modo ne devo comprare solo 6 da mettere nei vasi dove mancano e 3 edere che invece rimarranno sempre lì e quindi non verranno poi spostate da nessun'altra parte, perché l'effetto è davvero bellissimo e un po' di verde mischiato a un po' di fiori mi piace davvero tanto. Questo tavolino e le sedie sono state una decisione last minute e una trovata last minute tra l'altro all'IKEA e sono davvero felicissima. Avevo controllato sul sito, non sono andata proprio così sprovveduta e quindi sapevo già che c'erano, ma sono davvero felice di averlo acquistato perché sono proprio la cosa in più perfetta che ci voleva su questo balcone. Ora direi che il mio balcone è l'aspetto che ho sempre desiderato e sono davvero felicissima. Ora smetto di parlare e mi godo il mio nuovo posto felice. Io intanto vi ringrazio di aver guardato questo video, spero di avervi dato un po' di ispirazione per rendere i vostri balconi un pochino più belli e un pochino più zen e pieni di verde e di natura. Spero di avervi dato un po' di ispirazione anche a voi per creare un supporto fai da te, perché questo io l'ho trovato di recente su Pinterest e me ne sono innamorata subitissimo. Direi che è tutto, supportatemi con un like se questo video vi è piaciuto o se avete trovato utile qualcuno dei miei consigli. Io come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!